Partiamo da un dato. Qui accanto a me, come nei dialoghi filosofici, una filosofa, con grande piacere io presento una filosofa, si tende sempre a dire no, vabbè, ma le filosofe, ma chissà. E invece io veramente con grande piacere, ma non una filosofa di quelle, vabbè, filosofa, punto, no, una pop filosofa. La cosa diventa sempre più intrigante. Pop filosofa perché lei appartiene a una corrente di pensiero che introduce la cosiddetta cultura pop popolare, la faccio brevissima, poi magari ti soffermerai tu, come tema squisitamente filosofico. Non è detto che quello che viviamo ogni giorno, i fenomeni che ci circondano oggi, non possono essere parte della filosofia. Ed è la nostra filosofia del festival. Quindi ho qui Lucrezia Ercoli che promuoverà questo dialogo con voi alla maniera socratica, si trasformerà un po' in Socrate, un po' in Lucrezia pop filosofa, e vi do qualche, leggo per evitare qualsiasi errore, diciamo. Allora, insegna la nostra Lucrezia storia dello spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2011 è direttrice artistica del Festival Internazionale Pop Sofia, uno di quei grandi eventi culturali che ci sono e che potenziano la filosofia. Collabora con trasmissioni culturali di Rai 5, Rai Play, e ovviamente ha scritto molti saggi e molte monografie su diversi temi della cultura popolare, e oltretutto collabora con giornali e quotidiani nazionali. Ha conseguito un dottorato di ricerca in filosofia presso l'Università degli Studi di Roma 3. Tra le sue ultime pubblicazioni, Lo spettacolo del male, che è l'ultimissima tua creatura, Yesterday, Filosofia della nostalgia, 10 passi all'inferno e poi, udite udite, Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer. Allora, io passo la parola a Lucrezia senza però non aver detto prima un gioco che in qualche modo abbiamo avviato anche con i vostri professori, ma non importa, lo ripeto adesso, su questa famosa domanda o domande a cui magari potete rispondere prima voi e poi lei magari dirà la sua. Il titolo del dialogo è Uno per tutti e tutti per uno. Una di quelle frasi tipiche appunto della cultura popolare. Penso ai moschettieri, ovviamente, no? E allora, Lucrezia vi chiede, ma unicità che cosa significa? Che cosa ci rende unici? In che cosa vorremmo distinguerci dagli altri? E in che cosa vorremmo assomigliare agli altri? E poi, se noi associamo a unicità completezza, che cosa significa essere completi per voi? E quando ci sentiamo completi? E in che cosa mancanti? Il riferimento che fa Lucrezia, ma lascio a lei magari la parola, è anche al simposio platonico. Noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci manca, la nostra metà, quello che ci completa, ma se ci completa restiamo fermi, non abbiamo più desideri, la completezza ci blocca o ci promuove verso altro? Allora, se qualcuno tra voi, ecco il silenzio, come si ottiene il silenzio quando si fa una domanda? No, vabbè. Eccoti, vieni, vieni, grandissima, vieni, 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 vieni qua, vieni. L'ha scritto, sì. Dai, tu sei? Io sono prima, scuola, Iris, classe della quarta C, Scienze Umane, del liceo Balducci di Fontassieve. Okay. E insieme alla grazie no e insieme alla classe abbiamo riflettuto sulla questione della completezza e abbiamo scritto
che secondo noi il concetto di completezza va oltre la dipendenza da una persona per sentirsi interi. E in effetti spesso la persona di cui abbiamo bisogno di più siamo noi stessi, quindi imparare ad amarci veramente, a prendersi cura di noi stessi può portare ad una profonda sensazione di soddisfazione e pienezza. E le relazioni e la compagnia possono anche arricchire la nostra vita, ma non sono essenziali per sentirsi completi, quindi l'autosufficienza emotiva e il benessere personale sono fondamentali per raggiungere il vero senso della completezza. Ok, grazie. Se vuoi restare qui più vicino a noi, come vuoi, qualche altro contributo, altre idee, altre risposte che proponete alla nostra pop filosofa? Dai. Anch'io ho scritto, Va bene. Allora, unicità. Cosa significa sentirsi unici? L'unicità è ciò che rende ognuno di noi diverso dall'altro, quel concetto che descrive il singolo come solo e privo di simili. Ognuno ogni giorno è alla continua ricerca della propria unicità, tentando di autodeterminarsi. La mente dell'uomo tuttavia è complessa, poiché se da una parte egli fa di tutto pur di rendersi unico e irripetibile, dall'altro cerca di omologarsi alla società in cui vive, pur di essere accettato. È proprio questo il problema che al giorno d'oggi ancora di più affligge gli uomini. Essi sono continuamente interdetti tra questi due estremi, l'unicità, che tuttavia condurrebbe a un rifiuto da parte della società, poiché il diverso fa paura, e l'omologazione. Ogni individuo è unico a modo suo e non deve temere nel ricercare la propria unicità per la paura di non essere accettato. Solo in questo modo l'uomo potrà sentirsi veramente completo. Ok, grazie. Altri filosofi di questo simposio? È laggiù però. Dai, fai questa discesa verso di noi, dai. Ok, vieni. Così per un po' in imbarazzo la riprendiamo. Giusta la dimensione, dai. Eccola, vai. Perfetto, agilissima. Ok, vieni. Tu sei? Vittoria Lossi della quarta ASA del liceo Michelangelo di Forte dei Marmi. Okay. Allora, in classe abbiamo un po' riflettuto su questo argomento e quindi abbiamo un po' tirato giù delle cose, delle riflessioni. Okay, delle riflessioni. Tutto ciò che ci rende unici è espresso dal nostro modo di vedere il mondo e da tutto ciò che è frutto del nostro pensiero. Ognuno, infatti, concepisce gli aspetti della realtà in maniera diversa e si pone davanti alle situazioni con mentalità differenti. Spesso ci interroghiamo e ci convinciamo di voler essere uguali ad altre persone che mostrano di avere una vita più soddisfacente della nostra. Ma realmente così? Saremmo disposti a tutto pur di sopprimere le nostre idee, il nostro modo di vedere il mondo? Fondamentalmente rinunciando alla nostra individualità? E allora vorremmo distinguerci in un gruppo, ma anche farne parte ed essere semplicemente simili agli altri. Infatti, viviamo in un mondo in cui come appariamo è molto più importante di quello che siamo realmente e di quello che pensiamo, del fare squadra molto più importante, del decidere di non schierarsi se una determinata situazione non ci sta a genio, in cui l'avere opinioni diverse è visto come un tradimento. L'essere umano pensa di sentirsi completo quando riesce a raggiungere un obiettivo opposto, quando trova il vero amore, quando si sente di aver raggiunto una tranquillità assoluta nei suoi confronti e all'interno della famiglia. Ma l'uomo non si sentirà mai completo, perché è nell'indole umana porsi nuovi obiettivi e nuove sfide quotidiane, non accontentandosi mai, cercando di raggiungere quell'ideale fondamentalmente irraggiungibile. Questa ricerca infinita segnerà e affiancherà l'esistenza umana per il resto della sua breve vita. E poi abbiamo una domanda, che sarebbe appunto come si fa a
sentirsi unici pur facendo parte di un gruppo. E quindi come si fa a avere il proprio pensiero, ma anche avere un pensiero di gruppo all'interno di un gruppo di amici, un gruppo di persone, questo. Allora, buongiorno. Buongiorno ragazzi, intanto grazie per queste riflessioni molto dense, complesse, che in realtà riassumono in parte alcune delle cose che volevo dirvi. Allora, proviamo a tirare qualche filo, a partire dalla questione completezza, no? Che è stata citata proprio in riferimento all'esempio che vi avevo dato, cioè il simposio di Platone e il mito dell'androgino di Aristofane. Ora, per chi non se lo ricordasse, proviamo a riassumerlo un attimo. Molti di voi avranno incontrato il simposio, sicuramente avranno incontrato il mito dell'androgino, ma perché cito questo passo? Per farvi capire che i testi classici, la filosofia antica, ha un impatto potentissimo sulla nostra forma mentis, cioè l'idea che ci sia per noi un'anima gemella, ci sia per noi l'altra metà della mela da trovare in giro per il mondo per essere completi, è molto antica. Tanto che nel simposio Platone fa dire ad Aristofane, fa raccontare ad Aristofane un mito sulla nostra origine. Gli uomini, vi ricordate, dice Aristofane, all'origine avevano quattro braccia, quattro gambe, due teste, due sessi e poi, facendola breve, Zeus, per invidia di questa perfezione, l'uomo tondo, l'uomo perfetto, l'uomo autosufficiente che addirittura si riproduce senza bisogno di un altro da sé, ecco, Zeus spezza in due questo intero e lo riduce in due parti, in due metà, no? Il nostro ombelico, secondo questo mito, non sarebbe altro che la cicatrice, il segno di questa ferita originaria. E allora, dice Aristofane, l'uomo è un pezzo, una parte e non un uno, e tutta la sua vita vuole tornare uno. L'uno che eravamo, dice Platone, l'uno che eravamo. Allora non siamo interi, ma lo eravamo. E se ci pensate, dentro quest'idea c'è anche una sorta di malinconia nostalgica, cioè eravamo interi un tempo, all'origine, eravamo pieni. E ora siamo spezzati, siamo in parte vuoti, siamo alla ricerca di questa metà che ci completa. Tra l'altro, attenzione, Platone fa dire ad Aristofane, appunto a proposito di questo mito, che queste palle originarie erano anche diverse tra loro. Due sessi maschili, due femminili o un maschio e una femmina. Quindi Zeus, spezzandoci in due, ha creato questa metà mancante alla ricerca dell'altra metà. E dipende, questa metà è dello stesso sesso, di un sesso diverso, a seconda di questa origine che ci contraddistingue. Ma di cosa si parla nel simposio? Appunto di questa ricerca, di questo nostro essere spezzati e di vivere nel tentativo di tornare pieni, di tornare completi. Ma ovviamente questa idea, diciamo trasformata in una sorta di vulgata, di senso comune, arriva a noi come appunto ciò che si diceva all'inizio, cioè l'idea che non siamo completi e solo il partner, solo l'altro, solo una relazione con un amore, quindi, in qualche modo, potrà renderci completi. Non potremo mai essere autosufficienti. Però questa idea è anche molto rischiosa, pericolosa, come l'intervento dell'inizio ci faceva vedere. Cioè,
senza una relazione amorosa, senza un partner, siamo spezzati. Non possiamo essere autosufficienti. E guardate, sembra un discorso lontanissimo, ah, allora citiamo Platone 2000 anni fa. Pensate a cosa succede con le app degli incontri online. Cioè, su internet, sui social e continuamente, diciamo, navigando nel web, incontriamo questa possibilità che l'algoritmo ci dice di trovare l'anima gemella. Vuoi incontrare una persona perfetta per te? Allora descriviti, metti i tuoi dati, metti la tua foto, descrivi il tuo carattere, descrivi il tuo profilo e io ti farò incontrare la tua parte mancante. Se avete visto qualche serie TV, ultimamente ne sono uscite tantissime su questo argomento, c'è una puntata di Black Mirror, non so se qualcuno di voi ha mai incontrato questa serie. Qualcuno l'ha vista? È una serie potentissima, vi consiglio di vederla, vi consiglio anche di vederla magari una puntata in classe e di discuterne. Il titolo stesso della serie, no? Black Mirror, questo specchio nero che non è altro che il nostro smartphone. Allora, l'idea della serie è che lo smartphone funziona sempre, anche quando è spento, perché riflette la nostra immagine. In qualche modo la nostra identità oggi si completa con questo dispositivo che sempre di più è parte del nostro braccio, no? Sempre più gli studi parlano di una protesi della nostra mano, qualcosa che fa parte di noi, tanto che anche la nostra gestualità, la nostra postura è cambiata perché appunto siamo tutt'uno con questo strumento. Ecco, una di queste puntate bellissima ipotizza in un futuro non troppo lontano l'idea che a partire dalla nostra adolescenza i nostri dati personali, intimi, su come siamo fatti fuori e dentro, siano messi in un grande server, in un grande computer, capace di trovare nel mondo la persona che più ci corrisponde. Cioè, idealmente, quella metà mancante di cui parlava Platone. Cioè, l'idea che la tecnologia possa, attraverso degli strumenti quantitativi, in questo caso, elaborare l'ipotesi di trovare per noi l'anima gemella. Cioè, quest'idea è potentissima nella nostra forma mentis. Per essere completi abbiamo bisogno di questo pezzo mancante che non siamo in grado di trovare. Lo troverà per noi il computer. E guardate, oggi molte relazioni nascono con quest'idea che il match tra appunto due profili possa far tornare unito quell'intero che originariamente è spezzato. Ovviamente è un mito anche molto negativo, no? Per la nostra appunto idea di essere completi da soli, di essere autosufficienti. Quest'idea ci rende sempre perdenti rispetto a un algoritmo che troverà per noi la persona perfetta. Però attenzione, questa idea dell'anima gemella, se ci pensate, questa idea dell'uno che potremmo essere se riusciremo davvero a trovare la persona perfetta per noi, ci può far riflettere su che cosa noi desideriamo per noi stessi. Ecco allora l'idea che la ricerca della relazione che ci possa rendere felici, la ricerca della relazione con l'altro, può essere un modo potentissimo, non per sentirsi vuoti, ma per ragionare su cosa abbiamo bisogno, cosa desideriamo, cosa vogliamo, cosa ci fa stare bene, eh? Cioè per costruire la relazione con l'altro in base a ciò che davvero sentiamo, eh? E non al profilo migliore che dovremmo costruire online. Però ecco, guardate, un mito platonico che torna in ciò che muove le nostre relazioni contemporanee, come se davvero dovessimo costruire la nostra personalità per farla combaciare
con quella dell'anima gemella. Poi magari mi dite che ne pensate di queste idee, se avete in mente qualche esperienza digitale che fa riferimento a questo mito. Poi torniamo all'ultima domanda, no, che mi facevate, cioè come si fa a essere unici e contemporaneamente stare dentro un gruppo? È la domanda davvero più difficile, insolubile. Vi faccio un altro esempio apparentemente lontano dalla filosofia, ma poi ci torniamo. Io sono partita proprio da questa domanda per fare una riflessione più o meno filosofica sulle figure degli influencer. Ora, ovviamente Chiara Ferragni, no, prima si diceva nel titolo, è quella più famosa, quella più odiata, più criticata, quella che sta più presente oggi sulla stampa e sulle nostre pagine social. Però guardate, cosa fa l'influencer se non proporci questo doppio binario? Da un lato l'unicità. Io sono autentico, sono unico. Se segui il mio profilo, conosci la mia vita, il mio personale, le mie relazioni intime, i miei desideri, le mie paure, le mie gioie e i miei dolori. Cioè gli influencer ci propongono una sorta di spioncino, no? Di telecamera nascosta che ci mostra la vita unica dell'altro. E guardate, questa è un grande nascosto desiderio di tutti noi, entrare non visti nelle case degli altri. Aprire i tetti degli appartamenti per vederci dentro, per spiare. Che cos'è, se ci pensate, il reality, il grande fratello delle origini, se non questo tentativo di farci entrare nell'intimità unica, irriducibile degli altri. Quindi questa nostra ossessione per l'unicità e quindi anche per l'intimità degli altri, gli influencer la cavalcano, ci portano ad entrare nella loro intimità. Dall'altro lato però giocano su quel secondo binario: voglio essere unico ma diverso, voglio essere unico ma stare in un gruppo, in una comunità. La community, i follower, un gruppo che sta contro un altro, i follower e gli haters. Cioè questa idea di posizionarci in modo binario, distinguendoci non solo da tutti gli altri, ma dall'altro gruppo. E allora l'influencer ci parla di questo nostro doppio tentativo: voglio costruirmi come unico, ma voglio assomigliare anche agli altri. Guardate, c'è un filosofo sociologo che scrive agli inizi del Novecento, non so se lo conoscete, si chiama George Simmel. Forse a Scienze Umane di solito si incontra. Lo conoscete? Sì. Conoscete il saggio che Simmel scrive sulla moda? Qualcuno l'ha letto? Sì, ve lo ricordate. È un saggio brevissimo, poche pagine, scritte nel 1911. E guardate, Simmel sembra descrivere la nostra relazione contemporanea con la moda e soprattutto con gli influencer che ce la raccontano e ce la mostrano. Perché Simmel dice: la moda ci mostra la contraddizione che compone la vita di ciascuno di noi. Cioè, la moda ci mostra come noi vogliamo contemporaneamente essere unici, cioè io mi vesto per mostrarvi me stesso o me stessa, cioè l'abito vuole, deve comunicare chi siamo in qualche modo,
Noi dobbiamo sentirci a nostro agio con ciò che indossiamo. Vogliamo che qualcuno ci noti, per esempio, dall'esterno, perché ho scelto degli abbinamenti particolari, perché magari ho comprato in un mercatino vintage qualcosa di unico che nessuno altro nella mia classe ha. Ma contemporaneamente, dice Zimmel, questa unicità risponde per contraddizione alla tendenza ad essere nel gruppo. Voglio vestirmi come gli altri, non voglio essere troppo diverso, voglio aderire appunto alla moda. Che cos'è la moda se non questo tentativo di creare gruppi che si vestono allo stesso modo, che appunto seguono l'ultima tendenza, l'ultimo modello, l'ultima marca, cioè qualcosa che mi fa apparire in trend, dentro una sorta di binario in cui sono anche gli altri. E allora Zimmel dice, ecco che la moda risponde a questo nostro doppio tentativo che ci fa male, a questo conflitto interno, insolubile. Vogliamo aderire alla forma che gli altri ci vogliono dare e contemporaneamente abbiamo la necessità di distinguerci, di farci vedere come unici, con un nome e un cognome che ci distingue dagli altri. La moda è questa cosa qui, questa possibilità qui. Mi distingo, pensate agli influencer e alle fashion blogger che molto spesso seguono questo doppio binario in modo evidentissimo. Mi vesto come le altre influencer, mi metto le ultime cose uscite, seguo le ultime tendenze, contemporaneamente però le mescolo in modo unico. Perché io seguo quell'influencer e non un altro? Perché trovo uno stile unico. Però in quello stile unico ci sono cose che anche gli altri si mettono. E allora davvero non ne usciamo da questa altalena. Voglio stare nel gruppo, voglio essere me stesso. Devo trovare un equilibrio tra l'individuazione e l'omologazione, tra l'individuo e il gruppo che mi conforma in un certo modo. E allora cosa posso fare? La domanda, cosa posso fare? Ovviamente non c'è soluzione, nessuno di noi potrà mai essere indipendente da questi condizionamenti. Però vi faccio un ultimo esempio, poi magari vi ridò la parola così possiamo aggiungere altre riflessioni nel paniere, no? Io sono convinta che sul web voi seguirete moltissimi esempi che possono aiutarci a capire questo nostro bisogno di avere modelli e questa nostra esigenza però di trovare noi stessi, no? Di cercare la nostra chiave. Ecco, un autore che amo moltissimo, vi faccio quest'ultimo riferimento così magari potete, se vi interessa, andare a cercarlo. Anche qui è a cavallo tra filosofia e antropologia, no? Gli autori più interessanti, secondo me, sono proprio quelli che si muovono tra discipline diverse e che vi fanno uscire un po' dallo schema della programmazione della classe, no? Che tende ad andare per materie. E invece alcuni autori vi aiutano a uscire fuori dal sentiero e a scavalcare gli steccati. Ecco, un autore che si chiama René Girard. Ecco, René Girard ha coniato una espressione che secondo me può essere utile per chiarire questa nostra ambivalenza, dall'uno al noi, dal noi all'uno. E questa espressione è desiderio mimetico. René Girard dice: il nostro desiderio è sempre un desiderio mimetico, anche quando non ne siamo consapevoli. E allora la nostra ricerca, la nostra vita passa nel tentativo di trovare il perché del nostro desiderio mimetico. Che cos'è?
Che cosa significa desiderio mimetico? Molto banalmente Girard dice: tra due elementi, tra il desiderante e il desiderato, tra me e la cosa che desidero, l'oggetto o la persona che desidero, non c'è una retta, una linea che va da A a B, da me al soggetto desiderato. Come siamo abituati a pensare? Pensate appunto all'amore romantico da cui siamo partiti, no? Io desidero le attenzioni, l'amore di quella persona. Perché? Perché mi corrisponde, perché c'è qualcosa dentro che me lo dice. Quindi noi ci pensiamo nei nostri desideri, dice Girard, come completamente autonomi. Io desidero quella cosa, quell'indumento, quell'oggetto, quella persona, per motivazioni strettamente intime, mie, personali, perché sono appunto un uno. In realtà, ci dice Girard, sempre, anche quando non ce ne accorgiamo, accanto alla retta c'è un terzo punto, un vertice. Cioè il desiderio, dice Girard, è un triangolo. Non una linea retta, non due punti, ma tre. C'è un esterno, lui lo chiama un mediatore. C'è cioè un elemento alto che molto spesso io non vedo perché guardo di fronte a me l'oggetto del desiderio, un esterno, che in realtà alimenta il mio desiderio, influenza il mio desiderio. Perché mimetico? Perché io, dice Girard, molto spesso penso di desiderare quella cosa, in realtà sono influenzato da quel terzo elemento e lo sto imitando. Da mimesis, imitazione, sto imitando l'agire di qualcun altro. E René Girard fa degli esempi tratti dalla filosofia, dalla letteratura, da Dante Alighieri fino a Flaubert. L'esempio che secondo me conoscete tutti è quello di Paolo e Francesca. Ve li ricordate Paolo e Francesca? Sì. Vi ricordate, secondo voi, qual è il mediatore in quel caso, il terzo? Allora, intanto qual è la storia, più o meno, no? Paolo e Francesca, dove li avete incontrati? All'inferno. Stanno lì perché? Lussuriosi, erano amanti, ma in realtà lei era sposata, no, e ha tradito. Vi ricordate come Francesca racconta a Dante il suo tradimento? Come Francesca racconta a Dante il bacio che ha dato a Paolo? Ad un certo punto Dante costruisce un verso che appunto René Girard identifica come la perfetta descrizione del desiderio mimetico. Dante scrive: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Allora chi era il mediatore dell'amore tra Paolo e Francesca? Il libro. Cioè, in quell'episodio noi capiamo che quel bacio, cioè quel sentimento, quella scintilla tra quei due non sarebbe scattata, non sarebbe scoccata, è la freccia dell'amore, il bacio, se i due non avessero in quel momento letto quel libro. Cioè erano influenzati
da ciò che stavano leggendo. Ve lo ricordate che stavano leggendo? La storia di Lancelotto e Ginevra. Allora Paolo e Francesca, nel loro bacio fedifrago, imitano quello che leggono essere un vero amore, cioè un amore fedifrago vero, autentico, che sfugge alla prigione dell'istituzione matrimoniale. E allora quel bacio non è solo un rapporto a due, ma c'è qualcosa che ha influenzato il mio modo di pensare l'amore, che ha indotto quell'azione. Quali sono allora le nostre influenze? Qual è il nostro terzo, il nostro mediatore? È un libro? È un maestro? È un amico? È un influencer? Quante volte ci capita di desiderare qualcosa perché con quella cosa saremo completi? Non perché quel desiderio dorme dentro di noi, ma perché un mediatore che non vediamo, che non riconosciamo subito, ci ha indotto a quella scelta. Un genitore? Quanti sono gli elementi che influenzano il mio agire? Tantissimi, molti di questi non li vediamo. Pensate, il titolo del libro di Girard è potentissimo, anche se è un po' difficile, è questo. Menzogna romantica, verità romanzesca. Cosa vuol dire? Vuol dire che la menzogna romantica, che spesso è molto affascinante, come appunto il mito dell'anima gemella, cioè l'idea che il nostro desiderio sia assolutamente spontaneo e nostro, e invece la verità romanzesca, cioè la letteratura, l'arte, la filosofia, dice Girard, ci dice, ci svela la verità. Così come Dante, con quel verso, Galeotto fu il libro che lo scrisse, ci mostrò la natura mimetica del desiderio. Un libro può essere talmente potente da cambiare la mia vita, perché mi fa vedere come desidero l'amore. Allora, ecco, l'unico consiglio che posso dare, stiamo attenti a quali sono i mediatori che vediamo, le dipendenze che abbiamo dal modo di fare degli altri, in modo da poter, per quanto possibile, esserne consapevoli, con la certezza che mai potremo essere completamente indipendenti dalle mille influenze che abbiamo. Perché, come sapete, avendo letto un po' di Platone, Aristotele, la mimesis, l'imitazione, in realtà è anche uno strumento conoscitivo. Noi conosciamo imitando gli altri, imitando i docenti, i genitori, imitando la lingua degli altri, impariamo a parlare. Quindi l'imitazione è fondamentale per vivere, per tentare di diventare l'uno che eravamo, come direbbe Platone. Però attenzione a non nascondere questa natura imitativa, altrimenti saremo, ecco, burattini senza avere la consapevolezza di avere dei figli. E detto questo, vi rilascio la parola se volete darci qualche altra domanda o intervento. Sì, io ho una domanda su quest'ultima cosa che ha detto, cioè sulla dipendenza dalle cose del mondo, che però è forzata, no? Volevo chiederle se secondo lei basta solo la consapevolezza di chi ci influenza o di cosa ci influenza per, non dico eliminare, però magari diminuire le dipendenze di cui non
che non vogliamo più seguire. Ottimo, meglio. È chiaro, la domanda è giustissima. Basta la consapevolezza? Basta esserne consapevoli? No, sicuramente no. Ma la consapevolezza è il primo passo inevitabile, è il primo passo senza il quale non c'è liberazione. Vi ricordate il mito della caverna di Platone, no? È tutto giocato su quest'idea. Quando vi vorrei ricordare solo il momento finale, che è quello che si racconta sempre meno, no? Vi ricordate tutto, l'uomo incatenato sale fuori, la scala della conoscenza fino alla luce, ma quando rientra dentro, il tentativo che fa il filosofo in quel momento è fare il liberatore degli altri, far prendere coscienza agli altri che appunto ciò che stanno vedendo è pura apparenza, no? Farli rendere coscienti delle loro dipendenze, delle loro catene che non vedono. È ovvio che la resistenza a questa consapevolezza è totale, pericolosa, rischiosa, no? Lui, come sapete, rischia il linciaggio rientrando dentro, perché nessuno vuole mettere in dubbio la consistenza dei propri pregiudizi, dei propri stereotipi. Quindi è un lavoro molto faticoso questo prendere coscienza, ma che dobbiamo fare innanzitutto su di noi. Se ci fate caso, oggi il tentativo è sempre dare ricette facilissime. In 10 punti esco dalla dipendenza, no? Segui il mio canale, ti svelerò i modi per uscire da questa brutta situazione. Ecco, in realtà la ricetta non esiste. Però il tentativo di vedere, allargare un po' lo sguardo alla nostra zona cieca è fondamentale. Per esempio, per me oggi, se vogliamo fare filosofia nel mondo contemporaneo, è fondamentale capire come funziona il web e i meccanismi di imitazione e di dipendenza ai quali ci porta. Ma non, attenzione, per criticarli in modo apocalittico. Prendete il cellulare e bruciatelo, spegnete il computer e andate all'aria aperta. Alle volte ci vuole anche la terapia d'urto, per carità. Però il tentativo di comprensione delle dinamiche con cui si muovono gli algoritmi dei social è fondamentale, per esempio, per capire in quale dipendenza da scrolling siamo inseriti quando accendiamo il cellulare, no? Quindi ecco, io sono convinta che come primo passo sia cruciale attivare delle domande laddove troviamo solo risposte, no? Poi è ovvio, il percorso è lungo e complicato, spero così, che insomma ciascuno deve trovare veramente anche la via per arrivare a questa consapevolezza, e non è facile. Però appunto anche un testo, anche un libro, se arriva al momento giusto, può essere la chiave giusta. Io spesso utilizzo appunto le serie TV che sembrano così un passatempo, no, nei momenti morti, ma in realtà dentro molto spesso ci potrebbero essere le chiavi per prendere coscienza di alcune dinamiche. Per esempio, un genere secondo me potentissimo da questo punto di vista è quello della distopia. Non so se qualcuno di voi ama leggere o seguire narrazioni distopiche, no? Che ci parlano di un mondo del futuro immediato, facendoci vedere, estremizzandole, alcune problematiche, no? Che viviamo nel nostro. Altre domande, interventi? Per esempio su questo mi piacerebbe sapere se ci sono. Sì. Parlava appunto della consapevolezza rispetto al web e agli algoritmi, mi sorge spontanea, magari anche in maniera scontata, il problema dell'intelligenza artificiale, di questi algoritmi e noi come uno, come unicità rispetto a questo. Penso che qui la filosofia abbia un ruolo fondamentale.
Sì, io per esempio adesso sto partecipando ad un programma su RaiPlay che si chiama Touch Impronta Digitale. E il tentativo da un lato è mostrarci quante nuove cose potrebbero di qui a un attimo condizionare la nostra vita, cioè quanti utilizzi per esempio dell'intelligenza artificiale sono così nel nostro immediato futuro, no? Quanti lavori possono essere cancellati oppure quanti condizionamenti di cui ancora non abbiamo consapevolezza, con però l'idea di rimanere con un atteggiamento aperto, problematico, pensare di demonizzare l'intelligenza artificiale oggi da parte della filosofia è una posizione abbastanza ridicola, perché rischiamo di non capirne niente e di lasciare tutto lo spazio agli altri. Quindi capire quali potrebbero essere gli utilizzi non solo concreti ma positivi dell'intelligenza artificiale, cioè per esempio l'eliminazione di una serie di lavori meccanici che fanno ancora gli uomini, che non sono né creativi né stimolanti ma sono assolutamente passivi e in alcuni casi devastanti, che possiamo e potremo finalmente affidare all'intelligenza artificiale. Vi faccio un esempio che per me è stato abbastanza sconvolgente conoscere. C'è una cosa di cui ci rendiamo conto pochissimo. Avete mai segnalato online un contenuto? Cioè, segnala come pericoloso, violento, no? Segnalo sul social quel video perché mostra immagini volgari, pornografiche, crudeli su animali o persone, e il social lo rimuove. La domanda è: chi controlla quei contenuti rimossi? Cioè, se quel contenuto davvero merita di essere rimosso oppure deve rimanere perché tu l'hai segnalato per un altro motivo, non perché era violento, chi lo controlla? Ecco, quel lavoro lì oggi non sono in grado ancora di farlo gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, lo fanno i moderatori di contenuti, cioè persone che per 8 ore al giorno stanno davanti a uno schermo e guardano i contenuti violenti che noi abbiamo segnalato. Ci sono online dei video con ovviamente voce modificata e faccia nascosta di moderatori di contenuti che ovviamente firmano con l'azienda un accordo di riservatezza, che raccontano a cosa sono sottoposti, no, durante la loro giornata lavorativa. Un lavoro totalmente legato al digitale, ma necessario, perché altrimenti senza questa possibilità il web sarebbe un, diciamo, il dilagare di contenuti violenti sarebbe senza limite, ma appunto connesso a una persona in carne ed ossa che guarda e compila il questionario, no? Ora questo è uno dei tanti esempi in cui pensiamo che ci sia un algoritmo, invece c'è una persona. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento che ovviamente è tutto basato sull'imitazione, appunto anche questo è interessante, no? Apprende solo imitando la scrittura e anche gli errori e ciò che gli umani danno all'intelligenza artificiale, però potrebbe essere utilissima per coprire lavori e settori che oggi sono legati al mondo digitale ma sono impensabili da delegare a degli umani. È ovvio che è come il mito di Prometeo, no? Cioè la tecnica e l'intelligenza artificiale non è solo che l'ultimo elemento, ha dentro di sé questa ambiguità, è un dono e un rischio,
è uno strumento che una minaccia. Se non siamo consapevoli di questa doppiezza, allora anche l'utilizzo di ChatGPT passivo sarà allucinante. Un conto è usare ChatGPT, per esempio, per fare e riprodurre compiti assolutamente meccanici, no, e ripetitivi, e altro è pensare che ChatGPT possa al nostro posto, diciamo, fare un percorso di ricerca. Io lo vedo con le lauree in accademia, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è estesissimo ma visibilissimo, cioè perché appunto non c'è consapevolezza del mezzo, di come potrebbe aiutare in alcuni casi e invece in come si trasforma in un boomerang in cui l'utilizzo diventa assolutamente negativo. Ecco, io è chiaro che essere consapevoli di strumenti così complessi è sempre più difficile, per questo siamo chiamati non solo come studenti ma anche come docenti a un aggiornamento ossessivo e costante, perché altrimenti io sono molto contraria all'idea appunto di escludere, no? Anche l'intelligenza artificiale dovrà essere utilizzata, dovremo capire cosa farci sia nella produzione di arte, di immagini. Io ho tantissimi colleghi che fanno arte con l'intelligenza artificiale. Cioè, è possibile usarla come un pennello, per esempio? E alcuni stanno iniziando a farlo. Cioè, non chiedo semplicemente all'algoritmo di creare un'immagine, ma disegno con l'intelligenza artificiale. E quindi creo un mio stile, una mia unicità, con uno strumento che tutti gli altri hanno, proprio usandolo come un pennello, come una penna. È riconoscibile però la tua firma e quindi il tuo stile, la tua pennellata. Per farlo ci vuole studio, ci vuole lavoro, intelligenza. A quel punto l'intelligenza artificiale non ti toglie il lavoro, ma è uno strumento del tuo lavoro. È chiaro che il passaggio da essere passivi ad attivi è un lungo percorso, no? Però se non lo facciamo siamo messi male, secondo me.